Roberta Dintino Santa è la giovane curatrice della mostra di Max Papeschi a Campobasso. Roberta, come nasce il tuo rapporto di lavoro con Max? Dunque, il mio rapporto di lavoro con Max è nato un anno fa, quando l'ho intervistato per Arskay Magazine, che è una rivista d'arte web e cartacea con la quale collaboro da un paio d'anni. L'ho intervistato in quell'occasione per una mostra che lui faceva in parallelo con Andy Warhol. Allora abbiamo fatto questa intervista in cui appunto abbiamo analizzato un po' il suo rapporto con Andy Warhol, quindi con la pop art, e da lì insomma è nata, diciamo, una stima reciproca, penso di poterla definire in questi termini. L'ho conosciuto nel suo studio, insomma, a Milano, e lì abbiamo pensato di portare appunto una mostra istituzionale di Papeschi a Pescara. E lui è un artista che non ama le definizioni, non ama definirsi, ma tu, che lo conosci bene, hai curato il catalogo, come lo vuoi definire? Allora, lui odia essere definito, ma purtroppo il mio ruolo mi obbliga a dargli una definizione. Comunque io devo catalogarlo, e devo catalogarlo come neopop, nonostante lui non voglia, insomma. Questa è una definizione che lui non ama particolarmente. No, ma purtroppo per lui deve farci conti, perché comunque da niente nasce da niente. Max è reduce dai successi di Torino, Castello del Valentino e l'Aurum di Pescara. Immagino tu sei stata anche padrona di casa, in un certo senso, visto che vieni da Spoltore, un paese vicino Pescara. Ci vuoi raccontare questa esperienza dell'Aurum? Dunque, la mostra all'Aurum l'abbiamo organizzata con la titolarità dell'assessorato alla cultura e al comune di Pescara. Siamo andati lì a proporgli questa mostra e l'assessore ha conosciuto in quell'occasione questo artista, Max Papeschi, ed è rimasta un po' titubante, diciamo, però ha deciso comunque di darci fiducia e di organizzare questa mostra. E la mostra è stata un successo, abbiamo avuto una risposta del pubblico importante. Una struttura molto bella, tra l'altro, l'ex Aurum. Sì, abbiamo avuto tre sale cascella al primo piano, di cui solo due allestibili, quindi c'era questo corridoio centrale a collegarle, che insomma creava in qualche modo anche un po' di suspense fra una sala e l'altra. E abbiamo avuto una buona risposta del pubblico, c'erano circa 400 persone all'inaugurazione, una, diciamo, sfilata istituzionale che è tipica delle nostre mostre in Abruzzo. Sono infatti intervenuti, oltre all'assessore, Porca Rosa Batini, che appunto era la titolare della mostra stessa, c'era il vicepresidente della regione, l'assessore Castiglione, il consigliere Di Jacopo, il consigliere Sale Di Jacopo, il comune di Pescara, e ovviamente io e Papeschi. Benissimo, Roberta, noi ti aspettiamo a Campobasso per la prossima inaugurazione, per la prossima mostra, e in bocca al lupo per la presentazione di questa sera. Grazie.